Carissimi amici, benvenuti nella cucina di Mau. Paio di cipolle, una cipolla tagliata in due. Facciamo una bella salsetta degli spaghetti. Gli spaghetti meraviglia. Ragazzi, ci credete? Allora ho messo olio abbondante. Tagliamo bene la cipolla da dadini piccoli piccoli. Fatto un po' di casotto qua, ma non importa, eh? Siamo un po' stanchi, settimana lunga ragazzi, molto lunga, però adesso oggi è venerdì e oggi è un giorno particolare, amici miei, inglesi e non, gioca il Cagliari di venerdì, ma se vince il Cagliari ragazzi facciamo baldoria. Ecco qui, ci mettiamo delle belle trance di sedano, togliamo le cime perché non sono pulite, sono un po', in genere sono sempre scure, poco poco dalla parte, dall'altra parte, le laviamo bene, ed ecco qua. Allora ragazzi, siccome ho problema con i bimbi, se ci metto troppa roba non me lo mangiano, allora devo cercare di fare dei giochini qua. Quindi metto il sedano che dà il sapore a pezzettoni grandi, va bene, e poi poi magari li rispostiamo, le cipolle me le mangiano, quindi le faccio rosolare bene. Ecco qua ragazzi, ecco qua questa. Allora inizia il nostro venerdì, santa pace. Veramente una settimana lunga lavoro ragazzi, mamma mia, però l'ho fatto, ho fatto il mio dovere. Devo prendere una telefonata, torno subito. Are you in the bathroom? In the bathroom, yeah. Room? Yes, yes, that one. But we stop picking it up because Kier is trying to look for solutions. Yeah. I think Ian told me they're looking to something the other day. So you won't see it in many sheets because it was one, you know, we just stopped signing. Because it was not part of the contract. However, this is trying to, Kier is trying to find something. Yeah, close it. Yeah, they will do something. They don't have to, but they will do something. That's what I'm told. Okay, thank you. I'm gonna do my cooking now. I will show you one video one day. Bye, Rob. Speak later. Bye bye. Ok ragazzi, eccoci qua, allora continuiamo, scusate l'interruzione, una piccola telefonata. Benvenuto Beppe, carissimo, grande Beppe. Allora facciamo due spaghetti, Beppe, sto inventando la salsa così come viene. Allora, dei pezzi d'aglio che ho già lavato, li tagliamo a pezzettoni e poi li rimuoviamo, va bene? Devo dare un'altra bella lavata. Pezzettoni, le listarelle, okay, e li buttiamo giù.
le cipolle sono colorate bene. Adesso aggiungiamo un pochettino di vino bianco. Ecco, una puntina, questo per far insaporire. Tagliamo i peperoni. E anche questa volta a pezzettoni grandi. Ecco qua, facciamo una salsetta alle lorze, adesso prepariamo un paio di pomodori. Un goccino di vino, poco poco poco. Facciamo un sorsetto di vino, ragazzi. Del vino bianco qua. È venerdì, domani non si lavora. E ciccia. Cin cin. Ecco qua. Allora aggiungiamo un pochino di pepe, scusate le mie braccia qua, dovrei organizzarmi meglio in questa cucina. Facciamo proprio una pasta veloce, poi cuciniamo, mettiamo sotto la griglia un paio di sardine, prepariamo bene qua. Qui ragazzi, abbiamo una piastra di ferro, prendiamo il fuoco. Un attimino aggiungiamo i pomodori. I pomodori qua. Ci mettiamo dell'aglio fresco. Mi raccomando, fate rosolare bene la cipolla. Ecco qua, aglio in camicia. Allora qui ci mettiamo un pochettino d'olio. Sì. Facciamo riscaldare la piastra bene. Non voglio fare tanto fumo in casa, quindi
Ciao Francesco, benvenuto. Facciamo un po' così, ragazzi. Abbiate pazienza, perché l'ideale, mettiamo olio abbondante. Mettiamo un bel po' di sardine qua. Oppla, sta facendo un casino. Un po' di casino, però. Rigiriamo nell'olio. Ecco qua. E facciamo andare a fuoco medio-basso. Bene. E via. Allora ragazzi, tagliamo i pomodori. E iniziamo a tagliuzzarli. Va bene? Con tante maniere, fate come volete voi. Vediamo se i bimbi me lo mangiano però. Mi metterò dei peperoncini, vediamo un po'. Allora, 4 pomodori. Benvenuto, welcome Charlie. A bit of pasta, veggie pasta, nothing special. Okay, nothing special. And some sardines on the grill, that's it. A bit tired today, long week at work, so we do what we can. Okay? Allora ragazzi, i pesci vanno bene, possiamo coprire o no, come volete voi, però... Allora, aggiungiamo un pochino d'acqua ai nostri pomodori, un goccettino, come poco poco. Ecco qua, un pochino d'acqua. Abbiamo messo il pepe, il sale, hey guys, some pepper, celery, onions, salt and pepper, that's it. Bit of water, high flame, here sardines on the grill with a touch of oil. I grab some pepper. Right guys, don't be frightened, add pepper. A pinch of salt. Okay, I'm going to do the same here. Pepper. Hey guys, plenty of pepper. Don't be frightened. Take a lemon. Some juice. Here as well. Easy peasy, yeah? Wash it. Okay. Little bit of olive oil here. Yeah? Ta ta ta. Not much, just a little bit. Okay, and then mix it. Mix it. Mix it and mix it. Alright, that's it. Simple dish, sardines, simple dish. Now I need some parsley, yeah? I'm gonna cook some parsley. My sauce is going nicely. Then I remove the peppers, I remove the celery, it's for the kids, yeah? Benvenuta Manu, un abbraccio da Manu. Tantissimi, capito? Baci, mille baci Manu. Cin cin da Manu. Bacio a zia Isa e a Titti.
Niente bacio a Luca, che tanto lo sento. Allora, un abbraccio a Gabriele, tuo figlio, mi raccomando, troppo figo. Eccoci qua, allora ragazzi, due spaghettini semplici, andiamo a far bollire un po' d'acqua adesso, facciamo dei spaghetti proprio come dico io. Allora, mi serve la pentola per l'acqua, questa non va bene, prendiamo un'altra, ecco qua, diamo l'acqua a bollire. Allora, qua in Inghilterra si fa in fretta, si usa il bollitore, non stai lì a perdere tempo, capito? Ci vuole una bombola per far riscaldare l'acqua in Italia, giusto ragazzi? Qui c'è il bollitore, 30 secondi è pronto. Allora, ho desideri anche di carne, poi vediamo un po'. Grazie Manu, grazie. Io ho il vinello qui. Manu, ho appena finito di lavorare, ho avuto una settimana lunga, tu non hai idea. Ho fatto per due persone perché un collega si è sentito male. E quindi mi merito un bicchiere di vino e una bella, insomma, cucina due spaghetti, come dico io. There we go. Allora, andiamo avanti con la nostra salsina, niente di speciale ragazzi, una salsina così di pomodori, vediamo un po' se me la mangiano i bambini, è lì il problema ragazzi, i bambini devono mangiare, vediamo un po', ci proviamo, aggiungiamo il sale per la pasta, l'acqua della pasta, 1, 2, 3, sale minerale, non copiate, e qui adesso pensiamo al resto, vediamo un po'. Magari ci mettiamo un po' di prosciutto, devo giochicchiarla, capito? Perché sono furbi questi bambini, non, appena vedono cose così non ne mangiano. Adesso io la faccio leggera, vediamo che succede, se c'è un po' di fortuna. Ok, allora continuiamo con le nostre sardine, stanno andando pian piano per i fatti loro. Dobbiamo tagliare il prezzemolo, giusto? Prepariamo il prezzemolo. Non ne ho tanto, però un po' c'è. Ne vuoi di più? Allora ne ho un pochino congelato e metto così. E questo fresco lo frittiamo bene con delle foglie, ecco qui, ci metto anche delle foglie di sedano, perché sono buonissime. E lo frittiamo. Vero ragazzi? Ecco qui, la cremina si sta formando, adesso arriva l'acqua calda per gli spaghetti, poi giriamo le nostre sardinelle, le sarde come le chiamiamo in continente, facciamo un bocchino di vino, Charlie Dixon, that's a glass of white wine from Sardinia, Francesco, Beppe, per un Cagliari vincente, ragazzi, se non battiamo il Torino oggi, siamo fritti. Dicevamo la stessa cosa anche domenica scorsa contro l'Atalanta. Mamma mia. Ok, non so più cosa dire io, ragazzi. Ecco qua, il bollitore è pronto. Mettiamo l'acqua. Sempre acqua abbondante, ragazzi. Lo sapete meglio di me. Per gli spaghetti. Acqua abbondante, ecco qua, vediamo un po', la salsina va avanti,
avanti, mettiamo un pochino d'acqua adesso, poco poco, via, vediamo le nostre sardine che dobbiamo girare, chiaro no? Dobbiamo girare le sardine, vediamo un po' se ci riusciamo, è lì il punto, sta ancora cuocendo, vediamo un po', ecco il fatto che ci ho messo olio, hey guys, because I put some oil, they will help me, they don't stick to the pan, yeah? Hopefully, yeah? But they are very fragile. There we go, they are still cooking though. Tough, tough. No easy. It's no easy. You need to be patient. There we go. Try not to touch them, otherwise you ruin them. Right? So, back to my sauce. I'm gonna smoke some ham now. Yeah, beautiful. This needs a bit of time to cook, yeah? So maybe I put a lid on it. High flame. Right. So let's chop the parsley more and more and more. Put some garlic. Peel it. Wash it. Do not forget, wash it. Right. Otherwise, guys, good news from the UK. Each one of us is getting a COVID-19 vaccine. My turn is next week, thanks to God. My son had it the day before yesterday. There we go. So things are moving. There we go. Okay guys, pasta is coming soon, so plenty water, yeah? Plenty. Don't be frightened by water, put a lot of it. There we go, we chop the garlic. We chop the garlic. Very fine, yeah? Do like pesto. Right. Rosso le vi. Ragazzi belli, ecco qua, ecco qua, salta avanti, in piano, abbassiamo il fuoco, continuiamo i pesci, spettacolo, devono cuocere però, ok? Non li tocco ancora. Fare un bel pesto, ragazzi, un pesto come Dio comanda. Quindi fritate bene l'aglio, il prezzemolo, il sedano, le foglie di sedano, parlo delle foglie di sedano. Allora ragazzi, vediamo, frittiamo bene, vediamo un po' cosa andiamo a combinare, eh? Mi faccio una sorpresa qua ragazzi. Allora,
Allora, adesso prendo le sarde, abbasso il fuoco poco poco. Tiriamo giù le sarde. Anch'io le sto chiamando le sarde adesso. Ciao Paoletto, benvenuto. Cavolo, quant'è che non ci si sente, Paolo? Mannaggia. Allora, devo tirare giù le sarde. Quindi faccio un casino. Ci vuole qualche attrezzo qua. Per bruciare, non vogliamo bruciare niente. Ok, fa attenzione. Allora, via. Uno. Giù. Due. Facciamo così, tre. Ragazzi, sono quasi cotte, non sono cotte come dico io, però sono quasi cotte, le devo tirare giù, altrimenti brucio tutto. Ok, poi vi spiego perché. Ok, allora via giù, mettiamo le altre che hanno marinato con l'olio, il pepe e il sale, bene. Di nuovo fuoco alto e a manetta. Poi vi spiegherò perché. Allora ragazzi, adesso di questo pomodoro io tiro fuori via i peperoni, tiro via fuori il senno e stiamo facendo un sughetto per i bimbi. Va bene? Allora. Pasta qua, spaghetti, questa è una pasta veramente buona. Allora, mettiamone qui un pochino. Allora, questi sono 250 grammi abbondanti che userò per la mia salsina per i bimbi, ma anche per una salsina che vado a fare con le sardine, va bene? Allora, via così. Rimuoviamo i peperoni e il sedano. Semplice, semplice, non è che c'è, tanto non lo mangiano, lo togliamo, ok? Io ho fatto, dato i sapori, cioè praticamente. O se uno si vuole fare un panino imbottito, con questo va benissimo, non è che... Non lo, i bambini non di certo non lo mangiano, quindi lo devo togliere. Allora, la base sono le cipolle, i pomodori freschi, un pochino di vino, pepe, sale, va bene? Adesso mi è rimasto poco e niente, però io non mi arrendo. Allora, ci aggiungo ragazzi due pomodori secchi, uno e due. Ci aggiungo dei pezzi di prosciutto cotto, tagliati così, pezzi grandi, non fa niente. E facciamo, continuiamo a far rosolare e diamo il corpo dolce alla pasta, no? Allora. Ecco, così, va bene? Paoletto, cosa ne pensi? Paolo, non ci vediamo da quando avevamo 18 anni, mi sa, eh? Però ti seguo sui social. Cin cin, Paolo. Guys, I'm gonna make pasta for the kids with ham. Yeah? Ham, a base of peppers and celery. Now I added two dry tomatoes. This is garlic, which I'm gonna remove now. My kids are a bit difficult, they are too young, so there we go, they are picky. Remove the garlic. Okay, so let it go gently. There's another chunk of... They keep calling me today, I don't know who it is. Right, so... Okay,
ragazzi belli, adesso che faccio? Inizio a rimuovere un po' di acqua di cottura. Ecco qua, la pasta non è pronta logicamente, ma sta andando benissimo, pian piano. Poi ci facciamo anche delle belle bistecche, vero ragazzi? Le belle bistecche, faccio vedere qualcosina, dai. Eccole qui, da lontano, dai. Va bene? Queste sono bistecche di manzo, poi ci facciamo le bistecche. Pian piano, non abbiamo fretta, vero ragazzi? Allora, io metto adesso una puntina di burro nella salsa dei bimbi, perché a loro dà un gusto, a loro piace, che vi devo dire? Un pochino di burro. Ecco qua. Allora, adesso occhio alle sardine, non sono pronte, ma stanno cuocendo, per un attimino. Qui rosola bene la salsina. Gli spaghetti sono ancora crudi logicamente, però gli vuole dare una giratina, no? Una bella giratina, ragazzi. Adesso pian piano io cercherò di rimuovere l'acqua di cottura e la metto in una tazza, va bene? Perché mi serve per la pasta alle acciughe. Un pochino, una, facciamo una tazza. Bene, contiene amido, vabbè, non sono giochi difficili, però questa dà un gusto strepitoso ai nostri spaghetti quando li prepariamo. Va bene, abbiamo una tazza così, via, da parte. Adesso io inizio a alzare la fiamma da questa parte. E anche qui aggiungo un pochino di acqua di cottura, un po' alla volta. Semplice, semplice. Adesso sto giocando perché ho tutto il tempo che voglio, ragazzi. Quindi, quando voi volete cucinare bene, cercate di mettere del tempo da parte e poi vi divertite, no? Fate quello che volete. Ecco qui, queste sono quasi pronte, adesso le faccio scendere. Basso la fiamma prima, facciamo gli spaghetti ai bambini e poi gli spaghetti con le sarde. A me piacciono da morire proprio, ragazzi. Allora, togliamo questo da qua. Mettiamo giù le sarde. Vediamo un po'. Cucinano in un baleno, ragazzi, non abbiate paura, non muore nessuno. Vabbè, mettiamole da parte. Ragazzi, uno spettacolo a casa mia oggi, con le sardine, sono cotte bene, sono fresche queste, ricordate, belle fresche, dal mercato di Dillon's Cake. Aspettiamo anche il tubino, dai. Allora ragazzi, togliamo un po' l'altra acqua di cottura da qua, però copriamo le sarde, facciamole andare
e togliamo un altro po' di acqua di questo. Adesso sta asciugando in fretta. C'è un bel profumo qua. Ok, adesso spengo l'acqua perché la pasta è pronta. Ecco qua. Devo mettere dell'acqua di cottura da parte, però posso già travasare. Ecco qua, facciamo così ragazzi. Allora, un po' di pasta qua. Ecco qua. Ecco qua, questo è per i bimbi. Facciamo finire la cottura. E poi le mettiamo un po' da parte. Ecco qua, mettiamola qua. Per le sarde. Ok Dani? Ok, questa è per le sarde, ha fatto un po' di casino, ma non vi preoccupate. Esatto. Ok, allora a questo punto, amici miei, ok, giratene veloce. Dani, very hot here. I'm very pencil. Ora best dangerous. Ok ragazzi, un altro pochino d'acqua di cottura. Spegniamo il gas, ok? Spegniamo il gas e la pasta per i bimbi è pronta. Ok? Adesso passiamo alle sarde. Ecco qua. Puliamo queste sarde e le mettiamo in un altro piatto. Facciamoci un brindisino. Ah, che buono! Allora, I made spaghetti with nice lovely sauce for you, okay? But you don't care about it. Alright. That's okay. Look at my, do you want a pen? Pencil. A pen. I don't have a pencil, okay? Look in the drawers. È pronta, spostiamola adesso per i bimbi, uno, due, travasiamo la salsina nei piatti in questa maniera. Uno, facciamo un casino. Qua ragazzi, abbiamo fatto gli spaghettini ai bambini. Daniel, Richard, pasta, Olga. Ok, allora adesso passiamo al clou. Un pochino d'olio d'oliva là, fuoco è spento. Ci mettiamo i nostri spaghetti. Adesso pian piano ci vado a mettere le mie sardine, il mio tritto di prezzemolo e tutto il resto.
ragazzi, via, prendiamo le mani e adesso operiamo con le sardine. Qui logicamente deve rosolare un po' di tutto. È uno spettacolo, ragazzi. È uno spettacolo. Mettiamo un po' d'acqua di cottura. Opa, è caldo. Stare attenti qua. Questa parte abbiamo l'acqua di cottura. Mettiamo un po'. E non alziamo ancora la fiamma. Aspettiamo perché devo pulire le sardine. Ok? Si pulisce. Via. Allora, all'opera. All'opera, ragazzi, fa in fretta, non è che ci voglia una laurea qui. Via. Semplice, ragazzi, vi dico io, questo piatto costa 2 soldi, è una bontà unica. È una bontà unica. Controlliamo i nostri pesci, facciamoli cuocere, non c'è fretta. Ricordate che le sardine cucinano molto molto in fretta, quindi grattugi dentro, ma senza esagerare. Okay? Mescoliamo qua. Adesso inizio a accendere, alzo la fiamma. Bisognerebbe prepararsi tutti i pesci, ragazzi, diciamo la verità, ok? Prima di fare questo e quell'altro, però come siamo in diretta, ecco qua. Adesso portiamo la pasta ai bimbi, ci facciamo una bella scorpacciata, figli miei, questa è bontà divina, costano 2 soldi le sardine. Ecco qua, la fiamma sta iniziando avanti, e qui ragazzi, mangiando a casa si risparmia, si vive meglio, ci si distrae, si impara a cucinare, va bene, e si evita la massa. Voi direte, ristorante è bello qui e lì, ma insomma, tutti i giorni non si può neanche andare nel ristorante, anche volendo. Giusto, ragazzi? Ecco qua, questi sono i 2 spaghetti al volo, ci escono un sacco di porzioni di spaghetti, perché ne ho messo proprio tante sardine. Ragazzi, ci mangia un sacco di gente. Adesso ne ho fatto 2. Così, non ho proprio voglia di strappare perché sono stanco, ho lavorato parecchio, ecco qua. Allora, a questo punto, ragazzi, cosa facciamo? Mettiamo le sardine qua, che vanno ancora avanti, le lascio ancora lì 2 minuti, qui la fiamma è alta, aggiungiamo un altro pochino di sugo di cottura, di acqua di cottura, ecco qua, mai troppa, poca. Okay? E continuiamo, se avete voglia di mettiamoci un pochino di sardine qua. Ecco qui,
Ragazzi, c'è un profumo a casa unico. Sardine, raga, piatto povero, non fa niente. Non fa niente. Secondo me, se cotto bene, anche meglio dei gamberoni, raga. È che sto sprecando adesso, sono di fretta. Altrimenti avrei pulito bene i pesci, capito? Li avrei puliti prima di cuocerli, ma oggi sono un po' stanco. Ne ho tanti, non è che... Raga, c'è proprio pesce a volontà a casa mia, questo periodo. Ecco. Basta così. Logicamente non bisogna scuocere gli spaghetti, quindi spegniamo la fiamma che sono pronti questi. Ecco, mettiamo la gelatina. Spegniamo anche le nostre sardine qua. Adesso le faccio finire qua, c'è così. Allora ragazzi, non aspettate, allora, diamogli ancora un minutino qua. C'è una salsina fenomenale. Fenomenale, ragazzi. Allora, ecco qua, un minutino, la pasta. Con le sarde, una mia invenzione, non lo so, mi è venuta così oggi. C'è il prezzemolo, l'aglio, ci sono delle foglie di sedano, c'è una base del pomodoro che abbiamo fatto prima, della salsa di pomodoro fatta prima, e via. Adesso cosa faccio? Io qui ci posso aggiungere, siccome è per me, ci posso aggiungere anche dei pezzettoni di peperoni. Io mangio tutto, ragazzi. Ecco qua, senza esagerare, giusto due pezzettoni così. E danno un po' di colore, no? Adesso ci facciamo un'altra gelatina così, deve, è così, è pronta adesso, va bene? Questa è pronta e la si può anche mangiare. Va bene ragazzi, un'altra spruzzatina di pepe. Amici miei, qua c'è un profumo straordinario. Facciamoci spazio. Spostiamo le pentole, questa ha fatto il suo dovere. Ecco qui. Bene ragazzi, adesso possiamo anche mangiare. Possiamo anche mangiare. Va bene? Cosa ne pensate? Ecco qui, adesso abbiamo anche le bistecche, abbiamo detto, vero? Però sarà un altro video, adesso mi devo riposare, raga. Sono in piedi alle 3:30 del mattino, ho fatto un esame per lavoro e sono andato a lavorare. Ok? Adesso datemi un attimo che porto la pasta ai bimbi e poi assaggiamo. Amici belli, eccoci qua, non so se vedete, andiamo camera. Ok ragazzi, un pochino di vino, un attimo.
un brindisi da Mao, ci assaggiamo dei spaghetti. Ah, sono veramente belli, eh? Ecco qua, spaghetti alle sarde con gusto di peperoni. Vediamo un po', ecco qui ragazzi i miei, adesso li assaggiamo. Ecco qua, poi vi lascio perché mi stanno chiamando da tutte le parti oggi, non so cosa dire. Mi fanno il pensiero, Dani? Ragazzi miei, guardate qua, spettacolo, questo è uno spettacolo divino. Vediamo, assaggiamo prima di parlare. Ragazzi, buonissime, non c'è, cioè veramente sono buone, è uno spettacolo. Mettiamo sempre quella, un pochettino di acquetta ragazzi, perché la pasta sta ancora cuocendo, un goccino di acquetta sempre lì, non farà asciugare troppo, ok? Ma è fantastico ragazzi, mi do un 7,5. Se devo essere sincero, perché è veramente buono. Cin cin ragazzi, vi voglio bene. Mi raccomando, cosa bisogna fare adesso? Fate sapere, divulgate il video, passatela alle nonne, alle zie, ai nipoti, alla gente cafona, chi volete voi, ma fatelo, condividete. Share it, yeah? In English, share it, share my video. Fatemi contento. Dai ragazzi, che bello! Ragazzi, voi andate al supermercato, due peperoni, una cipollina, pezzettino d'aglio, un po' di sardine, poco a poco prezzemolo, fate uno spettacolo di salsa. Ragazzi, questi sono, qua ci mangiano due persone tranquille, ma ho sardine per 10 persone. Cioè, non so cosa dire, con 5 euro qui andate a meraviglia, eh? Due spaghetti, che buoni che sono. Questo è un preludio per un Cagliari vincente. Vi devo salutare. Scusa. L'ultimo cin cin. Salute e arrivederci a presto ragazzi. Ciao da Mauro.